quale motivo tu hai deciso di separarti da loro? Cioè... No, se io mi addormentavo, dato che avevo i piedi congelati, mi addormentavo pensando di non riuscire più a muovermi. E dopo Certo. come li aiutavo? Certo. Invece rimanendo sveglia e attiva, quindi muovendomi, Certo. potevo andarli a aiutare. In più loro Perché erano sai... stanchi, immagino, non volevano più E camminare, non cioè si erano... muoveva. Mia figlia mi chiedeva la camomilla ed essere presa in braccio. Io l'ho presa sulle spalle a cagnolino. Cioè, ho No. fatto di tutto, ma non ce la facevo più. Se io non mi muovevo, mi si congelavano. Quello che mi è successo alle gambe dopo, mi succedeva mentre mi addormentavo. Solo che poi dopo non sarei stata d'aiuto a niente, a nessuno. Quindi Perché tu, prima che mi trovandoti ritrovavano... mai nella vita, ma trovandoti in una situazione identica, faresti la stessa cosa, quindi Sì. pur di non Sicuro, addormentarti. forse gli avrei lasciato il mio giubbotto in più, ma Ok. niente di più, cioè niente di più, Bravo. non sono potuta tornare indietro perché mi sprofondavo nella neve, perché ho pensato pure ritorno indietro, ma sprofondare nella neve al buio voleva dire pure anche poter beccare una falla nella neve e finire uno strapiombo con tutti i bambini, invece Certo. là c'era un terreno asciutto, solido, quantomeno. Li avevo messi dentro il mio cuore, quantomeno al riparo, secondo una logica mia. Ma E tu lì hai poi... avuto, diciamo, senza farlo manifestarlo ai bambini, ma hai avuto una specie di attacco di panico, qualcosa. Zero, zero. Ah. No, l'abbiamo presa come un'avventura, loro erano tranquilli, io non ho avuto nessun attacco di panico perché sennò non mi sarei neanche mossa. Perché sarei stata bloccata dall'attacco di panico, invece sono stata molto lucida, ho avuto una... Un attacco di forte preoccupazione quando non li ritrovavano dopo 6 ore. Ma penso che chiunque, Certo. anche un animale, avrebbe potuto avere nei confronti dei propri cuccioli. Faceva molto freddo, Alexia. Faceva freddissimo.